Allora Giorgi, la prima cosa, a parte i complimenti, grazie. La telecamera è lì, abbiamo portato fortuna con l'intervista in settimana, no? L'avevamo un po' detto, l'avevamo, tu con il sorriso hai detto io sono pronto, non vedo l'ora di sorridere con il Pescara, vai, raccontaci quella punizione. No, una punizione normale alla fine, ho visto che chi ha fatto fallo, chi su Ferrari. Ha procurato su Ferro, però. Cioè, appena è caduto... E l'arbitro ha fischiato, ha detto vabbè, mo ci provo. Va bene, alla fine è andata. Ma c'è stata una deviazione della barriera oppure no? No, cioè, ecco, ho fatto gol, direi con un pizzico di fortuna, e poi anche perché la nostra barriera era messa bene. Inizia da qui il campionato di Tunio? No, il mio campionato è iniziato da Terni. E mo dobbiamo continuare. Perché hai fatto l'assist decisivo a Dagasso quel giorno? Poi ha raccontato un aneddoto Baldini, dici un po' che giocata hai fatto, perché venerdì Baldini ci ha detto ho fermato l'allenamento per fare i complimenti a Tunio che ha fatto qualcosa di bello e ha preso gli applausi. Che è successo? Ma alla fine non c'era successo niente di che. Mister... Sei stato bravo, dai, lo possiamo dire. Ho capito, c'era un'azione che mister ha spiegato come devono fare le mezzale, io mi sono mosso in quel modo e basta, mister l'ha apprezzato, diciamo.